Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con New Super Mario Bros. U Deluxe. La scorsa volta ho concluso Giungla Glassata e oggi mi accingo ad affrontare un nuovo mondo. Le miniere di caramella, ah che bel nome. Gli switch rosso e blu. Questi li conosco benissimo grazie a Mario Maker. Wow, quanti sono. Sbaglio o ci sono un bel po' più di livelli, così a colpo d'occhio, Ma iniziamo col primo. Rupi degli stordini. O stordini? Credo stordini, credo. L'accento è un po' strano. Ah, ma sono sti cosi? Così si chiamano questi? Io l'ho sempre chiamati macchie confuse. Non ho mai trovato un nome specifico per loro, ma penso che... boh, forse neanche ce l'hanno, non lo so. Comunque, vediamo un po'. Yoshi! Bello! Let's go, Yoshi! Vediamo un po' in che modo posso perdere Yoshi a sto giro. Vediamo quanto velocemente lo perdo più che altro. Allora, qua come funziona? Devo andare giù, poi su. Ok, ci sta. Bene, vabbè, eccolo come lo perdo. Perfetto! Cominciamo benissimo. Guarda, mi butto solo perché non voglio perdere Yoshi così stupidamente. Ah, posso saltare in testa con Yoshi a sti cosi? Potevi dirmelo anche prima, Oh no. Allora, ho paura che commetterò uno sbaglio di qualche tipo. Quindi non vedo l'ora di scoprire quale. Ecco, questo è tipo uno sbaglio. Niente, non si può fare così. Vabbè, sono solo monete per fortuna. Quindi alla fine posso anche fare senza. Allora, qui la vedo nera. Ah, ok. Dovrei stare... non mi piace la situa. Non è molto gotica, da quello che vedo. Power up del fiore che non ho preso perché sono scemo. Ma ora l'ho preso perché sono bravo. Dunque... checkpoint, non male. Ah, qua la famosa girandola del mulino. Quella, oh no, così, aspetta, vai, è così, maestro, bravissimo. E possiamo andare, ottimo. Ah, un altro funghetto, ok, mi piace. Ok, se sto basso non mi pre... no, 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 no. Allora, come mi ha preso? Come ha preso Yoshi che non ci arrivava? Non ci arrivava. Non è... no, ragazzi, allora, un conto è io che gioco male perché gioco male, va bene, non sono capace. Ma un conto è che lì non ci arrivava per davvero, ehi. Volete farmi credere che ha preso Yoshi perché era fatto in modo che prendesse Yoshi? No, non ci arrivava. Dai. Va bene, rieccomi qua con Yoshi dopo aver perso un altro paio di vite perché sono incapace. Cercherò di mangiarli tutti questi, stando un po' più attento, ovviamente. Dai che ti prendo a te, lo sapevo. Con la calma si fa tutto. Devo sempre andarci con la calma, perché sennò perdo. Oh, perfetto. Bene. Sali. Bravissimo. Oh, e possiamo andare ora, giusto? Bene, devo solo stare attento a questi cosi qui, che sennò se mi prendono fanno un gran male. E mi fanno perdere soprattutto Yoshi. Salta. Bravissimo. Doppio salto. Grande. E possiamo andare. Oh, ho perso quella al centro. Dov'è quella al centro allora? Ehi. Vabbè. Ormai è così il livello e lo finisco, giusto? Vabbè, qua posso anche prendere la bandiera nel punto più alto. Se solo collaborano ste scale. Non la prendo nel punto più alto perché volevo arrivarci con Yoshi. Potevo saltare da Yoshi e arrivare in alto, ma volevo arrivare con Yoshi alla parte finale. Perché Yoshi è un compagno fidato. Fedele. E soprattutto deve vincere perché se lo merita. Bene, qua ci danno subito un indizio su come si muovono i blocchi rossi e blu. E andiamo a fare cascate dei pesci spini. Oh no. I pesci spini sono quei pesci palla giganti che saltano brutti, zozzi e maleodoranti. Che ovviamente non ci vengono presentati qui, ma dopo ce li presenteranno ovviamente. Va bene, prendiamo un power up che ci serve. Faccio un po' di controllini in giro, ma non c'è nulla. E andiamo nel tubo giallo.
color mostarda, oserei dire. E dunque, no, che è successo? Ehi, ma no, mi ha spinto. Ma perché mi ha spinto fuori? Ma scusami. Ma io non me l'aspettavo, volevo andare in alto e vedere cosa c'era. Mi ha spinto fuori il getto d'aria, ma per favore. Però vabbè, sì, dopo potevo salvarmi, però ho deciso di non salvarmi, quindi tant'è. Allora, sta attento qui, bravissimo, dunque. Allora, sti cosi posso sconfiggerli sia con i gusci che con il fuoco, esatto. E poi fanno il saltello. Bene, io però ho una gran paura. Aspetta, guarda, tu torna di qua che te lo lancio al momento giusto, te lo lancio. Eccolo, oh, e mo non ci darà fastidio per un po'. Ma non credo per sempre, perché sappiamo tutti quanti che in Super Mario nulla è per sempre. Ok, sì, qua ci devo arrivare in qualche modo qua, no? Ah, ecco, bene, mi sembrava, infatti. Oh, no, è tornato! È tornato il pescione! Stiamo attenti, ciao, pesce smack. No, qui c'è l'aria, l'ho vista. A sto giro l'aria l'ho vista, non mi freghi, pescione. Sì. Aspetta, guarda, ti faccio uno scherzino, Ti prendo e te lo lancio così, senza proprio... Oh, guarda, occhi chiusi potevo farlo. Grande. Ah, qui non riesco a farlo, mi sa il salto, no. Lo schianto a terra non si può fare, ho perso un po' di monete, ma sti cavoli! Ah, ok, mi voglio male? Mi voglio davvero... Mi voglio male. Mi voglio male, dai. Mi voglio male, su. E non mi voglio più tanto male, però... Ehi, l'ho preso, ehi. Vai, pescione, prenditi questi, mo' arrivano, Aspetta, se posso lanciarti questo, però è meglio. Ma che sta a fare lì, oh? Si è bloccato, che stava a fare? Ah, perché arriva quell'altro! Stava triggerando l'altro! Non se n'era accorto! È a sezioni, quindi! Non è sempre lo stesso. E là sotto come ci arrivo, ehi? Ah, ho capito. Oh, pezzo di petto. Mannaggia te. Pezzettino di scrotalizium. Allora, vai via. Ho capito come arrivarci, ma l'ho capito tardi. Allora, io ora quello che prendo, prendo. Se faccio bene, se bene. Se non faccio bene, amen. Perché purtroppo torna presto quello. È quello che ho preso, dai. Allora, qui si potrebbe fare, effettivamente. Però devo arrivarci come? A parte no, che devo comunque sia romperlo in qualche modo, il blocco lì. Non creparci, per favore, grazie. Che posso uccidere anche questi? Uccidere? Mandare a dormire? Perché uccidere? Che termine brutto, uccidere. Ecco qua, così. Allora, lì posso infilarmici però con Mario piccolo. E serve a qualcosa infilarsi lì dentro? No, solo a perdere tempo, probabilmente. Ah, ma c'ho la stessa. Ah, però si può andare sopra, ho visto lì. Ah, sarà interessante scoprire come. Ok, forse salta. Ok, qui ci si arriva. Ah, no, no, ecco, mi sembrava. Quindi in qualche modo dall'altra parte, probabilmente. Vabbè, dai. Però comunque si è andata. Ne ho presa solo una, ma... Vabbè. Ah, niente one up. Vabbè. E poi sarebbe praticamente sempre in cima alla bandiera, ma comunque, non importa. Bene, bene, bene. Oh, ora siamo pronti ad affrontare anche il terzo livello di oggi. Già siamo arrivati qui, già. Attenzione. Torre della pietra stridente. Che cosa mi aspetta allora qui oggi? Ehi. No. Oh, Toto morto. Facciamo il Toto morto per quante volte perdo? Ecco. Questa conta questa, perché era stupidissima da evitare. Ci picchia, ragazzi. Eccola là, un'altra. Ah. Allora, probabilmente c'era qualcosa lì sotto, ma ora l'ho perso. Allora, qui basterebbe attendere con calma. Ecco, guarda, guarda, c'era anche il coso per morire. C'era anche l'entrata per il fungo piccolo lì.
Sì, c'è qualcosa qui. E c'è il funghetto. Sì, ci voleva il funghetto, Immagino che qua serva per andare a prendere la prima moneta. Vediamo un po' quanto è complicata. Ok, quindi devo passarci con un salto, magari girandola. No, perché dopo torno sopra da qui. No, troppo in alto. Allora devo per forza fare come penso che sia. Devo per forza, quando vado di là, eccolo. Corri, corri, corri. Oh, yeah. Eh sì, era proprio così andava fatto. Già, che strano. A volte la soluzione più semplice è quella più difficile, certo. E qua c'è qualcos'altro perché il gioco ormai lo conosco. Ah! La seconda. Carino come l'hanno messo. Allora, se io prendo un altro colpo ho perso. Quindi, che facciamo, gioco? Me lo fai prendere questo altro colpo? Moneta a volontà. Ahoi, come ho... Ok, non so come faccio a salvarmi di continuo. Prendi... No, prendilo, prendilo, no! Che sto facendo? Perché sono sceso? Che sto facendo? Che sto combinando? Qua c'è qualcosa! Oltre la vita c'è qualcosa... Oh, vabbè, sì, guarda, mi voglio male, ok? Dove sta... Ah, stanno sotto le altre. Oh, niente, lasciamo perdere. Non è per me. Sta faccenda non riguarda più me. Non è fattibile. Allora, sono arrivato in qualche maniera. Ah, qua ci perdo, ragazzi. Eccola là. Convinto che scendesse dall'altra parte, però. Non da questa. Oh, e dai, su. Eccolo qua. Occhi d'occhi. Ah, c'è un altro coso piccolo lì per prendere probabilmente la terza moneta stella. Ti pareva che non la prendevo io? Potevo farlo, ma dovevo stare molto attento. Andiamo ad affrontare. Boom boom! Chissà che potere ha ora. Che gli permette di fare cosa, Kamek? Di mettere le ali a quanto pare. Il mio nemico preferito. No, non è il mio nemico preferito. Boom boom con le ali. Aspetta, aspetta, dai che ce la faccio, dai. Non ce la faccio, no. Eppure è così semplice. Oh no, questo ci mette... Ok, oh che fortuna! Perché ci mette più tempo ad alzarsi. Mi ha fregato, ci mette più tempo ad alzarsi. Io ero calibrato con gli altri boom boom, ma è andata benissimo. Ehi! Che succede qui? Qualche volta qualche giocata bella la faccio anche io nella mia schife... Come si può dire? Nel mio schifume? Nel mio fare schifo faccio anche del bello. Sì, diciamola così, dai. Amici, terminiamo qui anche oggi questo scempio. Dai, sta per finire lo scempio. Manca davvero poco al finalissimo. Allora, niente, io vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!